scomoda se fai delle lunghe tratte di percorrenza superiore. Tu pensi, lo leggo a un cartello, riusciranno a fare qualcosa? Sì, lo sradicano. Signori, si apre un capitolo secondo me fondamentale. C'è un problema irrisolto nella mia mobilità, nella mia micromobilità qui a Milano. Come potete immaginare, non ci si può muovere in macchina, è una città super caotica e praticamente non esiste parcheggio, ti rubano il volante se la parcheggi in strada, insomma è veramente un casino. Per questa ragione sono corso ai ripari, infatti mi sono portato qui in studio due prodottini che potrebbero veramente svoltare la mia mobilità. Sono posizionati qui, c'è anche un piccolo gadget aggiuntivo e anche questa è una vera figata che poi mi servirà. Li porto lì e proviamo ad aprirli insieme. Questo è pesante, ma noi ce la facciamo. Questa, signori, è una bicicletta elettrica. Una bici elettrica è senza alcun dubbio il vero mezzo che permette di muoversi a Milano in maniera intelligente. È ancora confezionata una bici elettrica smart con la sua app di controllo. Si sta parlando di una Ten Ways. Devo dirvi la verità, non l'ho mai sentita. Non è una delle blasonate come possono essere Mammoth. Proviamo a montarla e cerchiamo di capire almeno che com'è dal punto di vista estetico. Non banale, sono riuscito finalmente a ambrapparla tutta, guardate che bella, nera opaca, così ragazzi, strepitosa, con la presa di ricarica probabilmente qui posizionata nel corpo, bella compatta, bella sottile, mi piace moltissimo anche l'estetica. Freni a disco anteriori e posteriori, direi che la monto, configuro l'applicazione e cerchiamo di capire, facendo anche magari un giro in città, come funziona. Che fatica ragazzi! In confezione ci sono anche tutti gli attrezzi per montarla, come vedete arrivano direttamente in confezione. Ora mi cimento nel montaggio dei pedali e delle varie cose che la compongono. Non sono bravissimo con queste cose, ma casomai c'è un aggiustatore di biciclette qui di fronte che potrebbe darmi una mano. Signori, bicicletta montata, cerco di mostrarvi un po' com'è venuta, ve la appoggio. Bella, devo dire veramente bella. Va caricata ovviamente, tutta molto... Madonna, c'è la sella che è durissima, devo cambiarla. Il metodo di gonfiaggio in realtà è questo simpatico strafanto di Xiaomi, sempre molto bello. È un, ve lo linko qui sotto in descrizione. Questa si accende non appena si apre l'apposita cannuccia, vedete? Molto molto figo. Allora, si regola... Scusate... La parte bella è che ti legge anche la pressione quando la colleghi alla camera d'aria, nel display ti legge la pressione che c'è dentro la gomma, molto molto figo, erano veramente scariche. L'amo, veramente super consigliata, ti permette di fare un decimo della fatica perché c'era ovviamente una pompetta in dotazione, ma volete mettere. Dunque, buongiorno signori, altro giorno, altra corsa, oggi è finalmente arrivato il momento di testare questa bellissima Ten Ways. Ho comprato questo bellissimo lucchetto a sgancio rapido, veramente figo, così posso andare in giro per Milano senza troppe preoccupazioni. Ora ci richiamo in pasticceria, da una parte abbastanza distante dallo studio che è Milano, così possiamo fare anche una bella colazione e testarla nel traffico. Devo dire che la leggerezza del telaio è sicuramente un gigantesco punto a favore, la posso portare su e giù per questa scala con un braccio. Navigatore su Apple Watch e siamo pronti a partire. È già in modalità di assistenza 1, ovviamente vedete possiamo arrivare fino a 3, ma a noi all'inizio basterà questa modalità 1, 100% di carica, qui ci tengo d'occhio effettivamente anche la velocità e direi niente, partiamo, è l'unica cosa che possiamo fare. Ciao Luciano, buongiorno. Oh, che bene. Allora, prime impressioni. Modalità 1 assolutamente super approvata, è praticamente comparabile a quelle delle bici elettriche a noleggio, le Lime varie che noleggio qui a Milano. Molto molto assistita, devo dire. Bello che sia così fluido, cioè non si sente il rumore del motore come appunto nelle Lime che ti tira tipo e poi stacca a 25 km/h. Qua sembra una bici normalissima, quasi non ti accorgi che è servo assistita, ma soprattutto questa modalità 1 credo basti avanzi per muoversi in città, preserva anche la carica mettendoci anche un po' di energia meccanica con le nostre gambe. Se vado in modalità 2, eccola qua, ancora più rapida, ancora più leggera l'assistenza, nel senso che io faccio meno fatica. Modalità 3, eccola qua, decisamente too much, nel senso che alla fine io un po' di sforzo con le gambe voglio farlo. Non male, mi piace molto,
Devo dire che la guidabilità è fantastica, molto bella, molto leggera, bella sottile, bella spedita, gran bici da guidare, mi piace tantissimo. Comodo il tastone, senza tanti fronzoli elettronici, di più, di meno, l'assistenza, fine. Non c'è bisogno di impostare altro. Freni, bella, sono molto contento, mi sta piacendo davvero tanto. Ecco, una cosa veramente strana è il fatto che questa bici non ha il cambio, cioè non puoi cambiare rapporto, è un unico rapporto che viene moltiplicato o demoltiplicato dalla forza traente che si va a dare. Non sento la necessità di averlo, però è un po' strano, nel senso che in alcune situazioni magari ti viene voglia di scalare una marcia, ma assolutamente non ce n'è bisogno. Tra l'altro la velocità di punta che permette di raggiungere è veramente notevole, vedete come sorpassa i ciclisti, veramente veramente forte. Cioè, vabbè, i ciclisti era un signore. Apple Watch è veramente comodo per orientarsi quando si sta utilizzando un mezzo a due ruote. E comunque questa sua leggerezza permette, in caso di fallimento della batteria, la scaricata, perché siete in giro tutto il giorno, anche di usarla normalmente a pedali in maniera facile e fluida, e non è una cosa da sottovalutare. Comunque la vera parte bella delle bici elettriche è la ripartenza, nel senso che in città capita spessissimo di doversi fermare, semafori, persone che attraversano, casini di vario tipo. Avere questa assistenza ti rende incredibilmente fluida, soprattutto la partenza, senza quello sforzo pesante e iniziale. Cambia veramente la vita, ti viene voglia di girare la città in maniera completamente diversa. Come siamo messi a batteria? Siamo qui al 91%, la sto usando in assistenza 1 alternata 2-3 per alcune ripartenze, così anche per testare. Non lo so, vi faccio sapere tra qualche giorno come si comporta dal punto di vista energetico. Test su strada disestata. Gomme sottili non aiutano, ma comunque test assolutamente superato. Io ho il tram, vedete, ci posso stare dietro senza particolari disagi. Questo qui è il locale che stavo puntando, ha una storia che poi vi racconto, ma soprattutto ora leghiamo la bici, vediamo se funziona il mio nuovissimo lucchetto professionale. Allora, non ho portato le chiavi. Ho completamente dimenticato le chiavi, le ho lasciate in ufficio. Caspita. E ora come la chiudo? Niente, la guardo. Che pirla, ma si può essere più scemi? L'appoggio vicino alla vetrina. Ah, che pirla. Adesso mi rubano la bici come primo step, ma dai. Vabbè, vediamo cosa succede. La provo ad appoggiare lì in modo che sia visibile e speriamo che nessuno la tocchi, insomma. Ma che sfiga. Ok, sono stati gentili e mi hanno lasciato stare in vetrina in modo che potessi continuare a vedere se la bici stava bene. Che ansia. In ogni caso, strepitoso, finora la miglior colazione a Milano. Sono ex pasticceri del Noma. Porca miseria ragazzi, cappuccino imperiale e dolci pazzeschi con una selezione totalmente inusuale, soprattutto perché si parla di pasticceria del nord Europa. Veramente figo. Super. Ora, con l'84% di carica rimanente, dopo aver percorso esattamente 6 km, direi che possiamo tornare in studio in modo da, insomma, sistemare le idee e capire un po' come progredire con questo test. Signori, tornati finalmente in ufficio. Solleviamola con un solo braccio e portiamola al piano. Che figata ragazzi, questa è veramente la svolta. Sono super super contento. Purtroppo non ho presa elettrica all'esterno, ma le posso portare attraverso la finestra. Reso conto batteria, siamo al 70% con 12 km percorsi. Da qui al, diciamo, alla pasticceria sono 12 km. E è un bel po' che non mi divertivo così per girare per Milano. Sarà che è una bella giornata. Super approvata. Link ovviamente qui sotto in descrizione. Ehi Siri, apri tutte le tende. È sempre una gran bella soddisfazione questa. Ora, per evitare di perdere di nuovo queste maledette chiavi, faccio una piccola modifica. Perfetto. Vedete, ora questo portachiavi fighissimo, che vi linko qui sotto in descrizione, mi permetterà di utilizzarlo come un coltellino svizzero e aggiungere semplicemente uno strumento, questa maledetta chiave. Purtroppo dovrò sacrificare la chiavetta USB perché altrimenti diventa troppo grosso, ma non mi sembra così fondamentale.
Bella, bellissima la bici elettrica, ma step numero 2, non può esistere Milano senza un monopattino. Quindi, signori, me ne sono procurato uno. Tra l'altro, in questa scatola c'è la ciliegina sulla torta, un casco smart che più tardi vi mostro perché adesso apro il monopattino. Oh yeah! C'ha pure le ruote grandi, vedete? Cioè, mi sembrano grandi, non so. Non sono un grande esperto neanche di monopattini, però, ragazzi, secondo me è assolutamente necessario in una città del genere sfruttare le possibilità che danno appunto questi strumenti tecnologici. Ragazzi, abbiamo il monopattino. Ragazzi, sono veramente contento. Finora ho passato veramente l'intera mia vita qui a Milano tra monopattini a noleggio e bici a noleggio. Adesso averle finalmente di mia proprietà è veramente una ficata. Oh yeah! Bello tra l'altro bianco, devo dire. Un po' diverso dal solito. C'è anche il mini cavallettino, cosa per nulla scontata. Qui c'è il coso per andarlo a ricaricare, molto molto bene. Non so se c'è un'app di controllo, so che c'è il freno posteriore, molto bello. Adesso l'app non me ne frega neanche così tanto, però sì, probabilmente c'è perché qui vedete c'è un QR code. E lo metto in carica, penso sia l'unica soluzione possibile, anche se vorrei usarlo per andare a pranzo, ma mi sa che non c'è il tempo. L'ho messo in carica, vedete, c'è questo brick che lo tiene insomma in carica e qui c'è quello della bici elettrica. Ok signori, in realtà è uscito dalla confezione bello carico, quindi che dite? Facciamo un test? Freni non eccezionali, ma velocità che non sembra male. Voglio capire come funziona qui. Possiamo ciclare tra modalità eco, che immagino sia poco potente, modalità normale, modalità sport, che è quella che io voglio utilizzare. Un campanellino. Che dite? Facciamo la stupidaggine di andare a pranzo? Luca, tecnicamente lo posso usare per provare a legarlo a un palo. Lego questa parte qua a un palo della luce. Vediamo se funziona. Dove mi metto questo? Bella domanda. Direi che mi vesto. Bene, signori, proviamoci. Anche questo devo dire che è abbastanza leggero. Devo dire che è anche abbastanza leggero. Posso portarlo su e giù dalla scala anche lui senza particolari disagi. Mi stanno aprendo il cancello per puro culo. Quindi, olè, andiamo. Signori, non è facilissimo guidare con una mano sola perché c'è il freno che è dalla parte opposta rispetto a dove sto togliendo la mano. In ogni caso, la cosa più interessante, vabbè, 25 km/h di velocità limitata, mi sembra bello fluido. Prego. Grazie. Ciao. Cana è la modalità cruise control praticamente automatica. Se tieni premuto il tasto di accelerazione per più di qualche secondo, in automatico lui rimane fermo a quella velocità. Adesso aiuto, e se non hai la mano sul freno è un po' pericolosa come cosa, non so se si può disattivare. Interessante il fatto che prende la velocità che stai tenendo, vedete appare una piccola icona di cruise qui direttamente sullo schermetto, non so se riesco a mostrarvela, e poi ovviamente se toccate il freno o toccate di nuovo l'acceleratore va in modalità normale, si disattiva. È comoda se fai delle lunghe tratte di percorrenza. Bene signori, giro finito, il nostro amico è perfettamente integro, mi ha accompagnato con discreto successo. La batteria è ancora a 3 tacche su 5, considerate che non era davvero al 100% uscito dalla scatola. E questo è il mio piccolo arsenale di tecnologia per la mobilità, veramente felice. Cerchiamo di creare un hub di ricarica, adesso sarà il prossimo step. Bene signori, visto e considerato che abbiamo provato, testato e visualizzato questi due prodotti per la mobilità elettrica, non ho potuto non portarmi a casa. Ferma tutto, direi che interrompiamo un attimo qui il video, vi mostro che cosa è successo. Allora signori, non siamo nel migliore dei condizioni, ma ci sono Gesualdo, Manuel e un cartello buttato a terra. Vedete? Sono riusciti a sfilare
le connessioni del cartello, quelle qui, vedete? Per rubare il monopattino. Era attaccato a questo pezzo di cemento. È stato estratto dalla parte superiore. Tu pensi, lo lego a un cartello, riusciranno a fare qualcosa? Sì, lo sradicano. Ragazzi, lo sradicano e fanno e sfilano l'intero pezzo di metallo. È una roba grave questa. È pazzesco. Boh. Non ho parole. Cioè, boh. Vabbè. Ebbene sì, lo avete capito, mi hanno rubato il mio amato monopattino, quello che stava svoltando la mia mobilità qui a Milano. Sono passate diversi mesi, direi, da quando ho registrato le clip di questo video, quindi veramente lo usavo ogni giorno per qualsiasi spostamento. Bella la bici, ma il monopattino è infinitamente più versatile e rapido da utilizzare. Quindi, non lo so, sono molto triste, sono disperato perché è stato un furto anche cattivo. Cioè, tirando via proprio un palo, capito? Non è che sono stato stupido io, ho fatto di tutto per evitare il problema, ma il problema si è presentato ugualmente. In ogni caso, ringraziando la bellissima e sicurissima città di Milano, non posso che dirvi grazie per aver visto questo video, lasciate un bel mi piace, commenti, eccetera. Mi raccomando, seguitemi anche su Instagram, perché per esempio le stories che parlavano di questo le ho messe anche in anteprima per chi mi segue appunto su Instagram. Noi ci vediamo sabato prossimo, solito prossimo video.